Arrivarci anche il 20. Dopo oltre 50 anni di rapporti tesi e burrascosi, svolta storica tra Cuba e Stati Uniti. Il presidente americano Barack Obama ha annunciato che i due paesi non sono più nemici. Crolla anche l'ultimo muro e gli Stati Uniti si preparano a revocare tutte le sanzioni economiche su Cuba. È un grande successo della pace. Ma la diplomazia delle Nazioni Unite non si ferma. I diplomatici sono già all'opera per sanare una crisi molto più importante e che ha tenuto il mondo col fiato sospeso. Lei però dire questo paese non esiste. Melina, se tu continui con questo tono, io ti devo far alzare e far uscire dallo studio. Grazie molto, Melina Moric, grazie. Vabbè. Però. Beh, dopo 50 anni Stati Uniti e USA, Stati Uniti e Cuba tornano a dialogare, due popoli separati per molto tempo si rincontreranno. Ma questi due popoli si conosceranno abbastanza? Saranno in grado saranno pronti, insomma, a questo incontro storico? Noi non lo sappiamo, però vogliamo aiutare la storia, abbiamo invitato acquanciatori d'eccezione. Per gli USA, Jessica Polsky, e per Cuba, a Amauris Perez. Meraviglia, buonasera. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Scusa, chi è Jessica dei due? Jessica è lui. Io mi sento un pomodoro in mezzo a loro. Aiutiamolo un po', dai. Sì, aiutatemi un po'. Come avete appreso questa notizia? Siete contenti di questa riconciliazione, no? Di questa... Molto, molto. Devo dire che per noi negli Stati Uniti è stranissimo avere un posto così vicino che non potevamo visitare. Pensa. Come dire che non puoi andare in Sicilia, non puoi andare in Sardegna. Ah, perché si può andare in Sicilia e Sardegna? Cioè... Adesso puoi. Invece per noi cubani è stata proprio un'impresa. Meno male che Cuba invece può venire in Italia. Sì. Sì, sì. Senza nessun problema. Scusa, Jessica. Angelo. Angelo, arrabbiati. Sta sbagliando. Guarda, non voglio infierire perché, torno a ripetere, cos'ha lui che io non ho? Ti posso dire la verità, se ci mettiamo uno sopra l'altro, gli spacchiamo la faccia. Infatti io ho paura. Bravo. Io ho un po' paura, però noi stasera vogliamo dimostrarvi che siete pronti a riunirvi. Amici forever. Vediamo, si dice amici per sempre. Amigos para siempre. Amigos para siempre, a me gusta di più, Jessica, perché è più caliente, no? Arriva proprio da... Friends forever. Cominciamo con una piccola prova di cultura generale. Bene. Va bene? Grazie. Allora, farò delle domande, tre domande a testa. Comincio prima da... Allora, comincio prima da Amauris. Ma basta. Oh. Angelo, ti puoi una benda, gliela possiamo dare ad Angelo e un paraorecchie, così non si vede. Una benda e un paraorecchie. Così non vede, non si vede. Amauris, allora. Vediamo. Ok, allora, vai pure. Nello stato dello Utah. Bene. Quali armi è possibile detenere? Allora, rispondi dopo che te le ho elencate tutte e tre. Allora, A, armi da taglio, ma... Era? Ah, una cometa! Ogni tanto passa la cometa in corso in pione! La cometa! Armi da taglio. Me lo rimetti un attimo? Ah! Così va benissimo. Armi da taglio, ma è vietato affilarle più di una volta all'anno. B! Armi chimiche, ma è vietato usarle nei centri commerciali. Okay. Oppure C, armi nucleari, ma è vietato farle esplodere. Bene. A Amauris. Vai. Secondo me la B. Eh no, è sbagliato, Amauris. Armi nucleari, ma è vietato farle esplodere. Peccato. Quanta civiltà! Jessica! Oddio, aiutami! Allora, le istruzioni che puoi trovare su un aereo della compagnia nazionale American Airlines... Sì? A. Su un pacchetto... su un pacchetto di noccioline, istruzioni. Aprire il pacchetto, mangiare le noccioline. Ok. B. Visto come l'ho presa?
aiuto. Mannaggia. Sotto controllo tutto. Grazie alla mia amica Daniela per avermi fatto questo abito. B, sul sacchetto per il vomito, istruzioni: riempire della quantità desiderata e buttare dopo l'uso. C, sul giubbotto salvagente, attenzione, indossare questo indumento non abilita al volo. È per me? Sì. Queste che io ho letto adesso con tanta fatica. Esatto, no, ok, perché secondo, era per dire. Secondo me la puoi ripetere? Okay. Va bene. Per credo... era giusto, sono giuste le domande che ho fatto? Sì. A lui l'ho fatto. Non è per te. Grazie, ho sbagliato tutto. No, ma ti ascoltava. No, 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 ti ascoltava. Brava! No. Katia. E quell'altra era per lei. Katia. Ho fatto il contrario, il quello della diretta, viva! No? No. Questa è la giusta punizione per quello che hai fatto. Bravo Angelo. Hai ragione, scusa. Così fanno umiliarlo. Bravo. Scusate, adesso la 3, a chi la devo fare la 3? La a numero noi. 3. Ah, ok. Io sono Cuba. Domande su Cuba. Domande su Cuba per domande me. Su okay. Cuba, Jessica. A me. Ok, ho capito. Grazie, mi licenzio da sola. Allora... Pronta. Qual è l'uccello simbolo di Cuba, Jessica? A. Il cacatua. Vieni qua, cacatua. B. Il topo rororo. E C. Ararara. Comunque siamo in seconda serata, quindi va bene. Sì, anche terza. Però va bene. Allora, A. La cacatua. No, cacatua non è cacatua, purtroppo è la B, tocororo. Tocororo, tu non sapevi? Beh, scusa. Guarda che Perez de Rodrigo de Buio de Cano de Camacho, qua lo chiamano tocororo. Sempre a Jessica le do- la domanda la faccio. Cuba, ok. Amici, sempre a Jessica. Io dovrei non sapere. Allora. Dai che ce la puoi fare, dai. Quale gruppo di... Ottuagenari? Ottuagenari. Ottuagenari, ma cos'è? Ha fatto la storia della musica. Impari delle parole nuove! Anche ignorante! Scema ignorante stasera! Ottantenni! Ecco. Ma cosa c'è scritto? Ragazzi, non c'è scritto ottantenni, dopo vi faccio vedere. Allora, ok, quale gruppo di ottagenari ha fatto la storia? Ha fatto la storia. Porta, la storia della musica cubana. Ok. A. Gypsy King. B. Buena Vista Social Club. C. Equipe 84. No, questa la so. Non è A, è B. Brava! Brava! Buena Vista Social Club, ecco. E dopo aver portato a casa, direi, in modo eccellente questa prima manche, diciamo. Sì. Andiamo, insomma, su, metto le, mi indicano che mi chiamo Katia e ho quasi 40 anni. Ale! E cammino in modo... E cammino in modo delizioso. Allora, però dovete sapere anche un po' di cultura musicale, non solo di cultura generale, perciò okay. Adesso io vi farò ascoltare delle canzoni e incominciamo da lui e poi da lei. Da lei, da lei prima. Allora. Katia, ti faccio portare un superalcolico, qualcosa. sì, che magari mi aiuta. Vi faccio sentire delle canzoni. A un certo punto la canzone si fermerà e voi dovrete andare avanti a cantare la canzone. Aia. Questa sarà semplice, quindi l'ho detto bene. Allora, vado a prendere le canzoni che le trovo sul tavolo. Le canzoni. No, quelle che ci ha appena portato sono le domande. Ma ce le avevi, amore! Sì. Pronto? Sì. Ale! Scusi. Mi manda un'ambulanza, per favore. Ragazzi, ho la febbre, purtroppo.
stasera e non è una bugia, venite. Okay. Ma guarda, poi tu, sei bionda, non ti devi mai giustificare. Allora, a lei do la canzone cubana. Yes, okay. Bueno, sì. Allora, facciamo partire la musica, canzone, canti, poi si stoppa la musica e tu vai avanti, via. Ok. Canzone, vai. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la fama. Ya que me morí me quiero, de echarle besos del alma. E antes de morirme, me morirme, yo quiero echar mis versos del alma. Giusto? Guantanamera, guajira, Guantanamera. Guantanamera, guajira, Guantanamera. Ci ce l'avamo quasi, dai. Diciamo che ce l'avevamo. Vediamo che mi regali tu. Qualcosina, no, dai, tu, abbiate pazienza. Mamma, sei stata brava. Mamma, è una serata di beneficenza. Saluta la mamma. Ciao, Maurice, tu hai born in the USA. Che tra l'altro il mio inglese è stato testato per l'Inespresso, proprio un inglese alla grande. Non ci si accorge di te anche se non parli bene l'inglese, non ti preoccupare. Sentiamo la canzone, vai. Born in the USA, I was born in the USA, was born in the USA, born in the USA. Bravo, Mario, Mario. Fantastico. Scusa, ma tu che non sai bene le parole, distraiti come facevi a Pechino che muovevi tutto il tuo davanti. Angelo, scusa. Lo so tutto, fare anch'io. È tutto silicona, fidati, tutto silicona. Fa anche Angelo a casa prima di mettere a letto la bambina. Allora, abbiamo visto cultura generale, musica, ora è la prova del ballo. È bello. Oh. Allora, dunque, a Maurice dovrà ballare insieme a Jessica un ballo cubano, tipo salsa, tipo la salsa. Ah. E Jessica invece dovrà ballare poi con Maurice la line dance, ovvero la danza country. Yes. Cominciamo prima da Maurice, da Jessica. No. Ma io ho detto questa eresia. Vai Jessica con line dance. Allora. Grazie. Musica. Allora. Vai dietro. Laterale, brava. Bacino com'è? Oh, oh, oh. Mira. Brava. Oh. Sotto, giù. Bravissima! Palla, Oh. Ecco! Dio santo! La puoi tenere che cade la palla? Grazie! Che stavi facendo? Bravissimo, ti ho visto, mi sono fatta coinvolgere dalla salsa cubana. Perdonami, adesso... Katia, è arrivato un messaggio da Fidel Castro. Dopo che ha sentito la Jessica cantare e ballare, non vuol far più niente. Scusatemi! Effettivamente, è il momento della line dance. Ah. Questa è bella. Iniziamo avanti. Devo fare ballare a tutto il pubblico. Sì, sì. Di qua. Mi stiamo con la... Piedi. Vai, musica. Ok. Adesso.
del ballo, il momento del ballo è sempre molto eccitante. Ho preso il passaporto americano. Cioè uno non sa mai come guardare col ballo. Ha ragione. Mi spiace. Le telecamere sono da quella parte, scusate. Ehi terze, io andrei alle votazioni. Angelina, vai. Allora. Per Jessica Polsky, USA. Ah, la canzone o il tutto, ballo? Tutto, tutta la prova. Ah, complessivo? Sì, complessivo. Angelina, se... Andrea Pucci. La somma... Pucci, all the life. Alessandro Cullin. Mi hanno dato troppe pallette. Ti do Otto. Questa. Grazie, Ale. Angelotto. Ma io proprio perché non ho niente contro di lui, 10 a lei. È la volta di Amauris. Amauris, io sono di parte. Dai. Allora, questo signore qua è un grande sportivo, prima di tutto, quindi 10. È vero. Alessandro, per il personale. Aspetta un attimo. Tocca a me? Angelo, sì. Mi è rimasto solo. Oh, vabbè, niente, è rimasto uno. Vince Cuba! Che meraviglia, grazie. Madonna, dopo questa esibizione condotta tra l'altro magnificamente da me, c'è qualche tweet? La prova di ballo, quella che ha colpito di più. Allora, abbiamo un tweet che dice: bravino a Mauris, ma potrebbe rifarlo senza maglia, che non ho visto bene il collo del piede. Ah, era un tweet di un aspirante Alessandra Celentano, qualcosa del genere. E poi abbiamo anche un tweet cattivello, ve lo devo leggere, mi dispiace. Non avrei mai pensato di rimpiangere Marisa Laurito. Tra l'altro che è una grandissima, esatto. Ovviamente, e che vabbè, grazie a questo tweet, non guardarci mai più, ok? Mai più, da oggi basta. Ecco, Cardio. Sì, Massimo. Ce ne sono altri, allora, per Amauris. Ciao Amauris, anche io come te sono cubano, sono nato nel 76 e gioco a pallanuoto. Scherzo, sono italiano dell'81 e gioco a calcio. Questo era uno scherzo. E ciao Jessica, sono quello che poco fa ha scherzato con Amauris. Anche io come te sono una donna americana. Sto scherzando, sei bellissima. E io ringrazio Jessica e Amauris. Riconciliazione è stata fatta, quindi scambiatevi un segno di pace. Yeah. Oh, yeah. A voi. Ciao, grazie. Grazie.